L'autore, ricordiamo, di ben 3 campionati su 5 disputati, colui che ha creato un giocatore e ha detto una circostanza che forse quel giocatore ha fatto diventare il nuovo allenatore, l'allenatore per eccellenza della Gianluffiline, scusate, del Filine, Leonardo Semplici! Facciamo due parole prima di presentare il grande protagonista di questa sera, che è Leo. Allora, è il giocatore a San Gimignano, si è diventato allenatore, è arrivato a Milano e poi con lui è stata una grande scaliscia. Buonasera a tutti, un saluto, fa molto piacere essere qui stasera e vedere tanta gente che ha segnato la storia del Filine. Con Emiliano abbiamo un bellissimo rapporto e quindi sono felice di aver vinto tanti campionati con lui e mi ha permesso sicuramente anche a me di creare una piccola. Allora, il campionato di C1 è stato allenato perché Leonardo poi ci ha lasciato e ci ha lasciato senza andare un altro campo, un'altra squadra, e anche Leonardo Torricelli ha potuto lasciare il suo contributo questa sera e adesso vediamo il contributo appunto di Leonardo Torricelli. Ciao Emiliano, purtroppo questa sera non sono potuto partecipare alla festa dove ti vede protagonista assoluto. Comunque ho deciso di mandarti questo video messaggio per ringraziarti della splendida annata che abbiamo vissuto assieme. Volevo anche dirti che tu sei stato un giocatore atipico, un giocatore che credo ogni allenatore non avrebbe voluto avere nella propria squadra solo per il semplice fatto che l'allenatore predica sacrificio e dedizione in ogni allenamento per ottenere il risultato e tu in questo sei sempre stato molto scandaloso, per cui a prescindere da questo volevo dirti che la tua persona, la tua ironia, la tua simpatia all'interno di un gruppo fa sempre la differenza. Per questo volevo ringraziarti e darti un abbraccio affettuoso, sperando che nel futuro tu possa continuare ad essere la persona che sei e ottenere i risultati che hai ottenuto. Ciao e a presto Emiliano. E allora ringraziamo anche il presidente di Leonardo Torricelli. Allora sono arrivati ora e sono due presidenti, l'attuale presidente della Gialla Buffiline, Gagliardo Gagliardi, e il presidente del Cammino Storico di Filine, Dino Farruccio. Eccoci qua con l'attuale presidente che è anche nel consiglio del Filine, giusto Dino, Gagliardo Gagliardi, e il presidente del Filine, Dino Farruccio. Intanto ringraziamo a tutte e due delle grandi emozioni, delle grandi possibilità di vedere il grande calcio. Per finire la sede di mano che è meravigliosa in questa serata dedicata a Emiliano Ferriani. Allora, due parole semplicemente, ovviamente Gagliardo si astiene a questo, ma poi lo vedremo dopo. Dino, che emozione di vedere queste squadre che hanno dato tanto a lei come le hanno dato a loro. Che devo dire, Emiliano è stato un grande giocatore,
ma soprattutto è stato un ragazzo veramente attaccato ai colori di Figline. Figline stessa, la città, e ha dato secondo me sicuramente un grosso contributo per quelle che sono state le promozioni e niente, ha portato veramente in alto quelli che sono i colori giallo-blu. Ringraziamo Dino Farrugio che è stato gentilissimo a essere qui con noi. Io ringrazio tutti coloro che non giocano per poter prima di essere. Allora, vogliono dare una targa, Emiliano Cuccoli e Gagliardo Gagliardi volevano fare un omaggio a Emiliano, quindi si posizionano qui e aspettano l'ingresso di Emiliano. Beh, cosa dite? Questa sera è dedicata ad Emiliano Fragliani che decide di lasciare il calcio giocato e passare dietro la scrivania come direttore sportivo della Giallo-Blu Figline per il secondo anno. Lui ha vinto 9 campionati, ha fatto, credetemi, 261 reti, una cosa incredibile! Emiliano Fragliani! È giusto tributo a un calciatore che ha dato molto alla Giallo-Blu Figline in quest'ultima stagione e andrà alla prossima, ma che si è legato a questi colori. Emiliano emozionato, vediamo qua, Emiliano, due parole velocissime. 33 compagni sono qui, tutti i tuoi attuali collaboratori, ma anche quelli del passato. Tanti amici. Ringrazio il Presidente per la possibilità di fare questa partita, ringrazio il Presidente Dio per le parole che ha detto e ringrazio tutti i giocatori, il mister Semplice Andrea e tutta la gente che è venuta e sono contento e vi ringrazio a tutti. Bene, adesso dopo la foto di Vito inizia questa partita in onore di Emiliano Fragliani, Emiliano Fragliani che vestirà nel primo tempo la maglia della vittoria del campionato di Celeste Serenti, mentre nel secondo tempo dovrà vestire quella della C2 e C1. E allora, prima di iniziare, Lorenzo Cuccoli e Gagliardo Gagliardi vogliono dare un riconoscimento, una targa, prossimamente verso il formatore di Tecala. Ecco qua, scusate, vi passo davanti. Lorenzo, spieghiamo. Allora, buonasera a tutti, qui ci abbiamo scritto a Emiliano Fragliani che ha raggiunto i massimi risultati con il minimo sforzo, così, perché allenare si è sempre allenato fuori, quindi noi abbiamo un grande direttore sportivo, ok, mi sono simpatico, ciao. Bene, ringraziamo Lorenzo Cuccoli e Gagliardo Gagliardi. Adesso possiamo dare inizio invitando sul campo il direttore di gara insieme al signor Leonardo Prodi e l'assistente Michele Lancellotti e Andrea Gagliardi. Adesso due formazioni per favore al centrocampo delle foto. Hey brother, there's an end.